Per migliorare l'operatività dell'ospedale San Francesco Caracciolo ci sono provvedimenti che l'ASREM in questa fase di emergenza potrebbe adottare in 10 minuti. Faccio un appello al direttore Florenzano. Sono le accorate parole di Don Francesco Martino, il parroco che da sempre si batte per la salvaguardia dell'ospedale Alto Molisano. Ai nostri microfoni Don Francesco ha passato in rassegna le principali carenze di organico che attanagliano la struttura, suggerendo anche le possibili soluzioni a cominciare dal reparto di medicina, con 2 soli medici e in attesa da tempo della selezione del nuovo primario. Che cosa produce questo? Produce praticamente sia la difficoltà nel governo clinico e sia anche praticamente difficoltà nell'organizzazione. Non possono essere ottimizzate al meglio le risorse, anche perché con soli 2 medici spesso non si riesce a garantire la pronta disponibilità. L'ASREM, tra le altre cose, poteva anche fare il contratto con lo specializzando vincitore di concorso. Però fino a questo momento noi sappiamo che ci sono delle trattative con l'Università di Chieti, però purtroppo siamo sorpresi da questa lungaggine. Altra criticità legata alle procedure anti-Covid per l'accesso dei pazienti nel nosocomio. I disagi per l'utenza dipendono dall'assenza dei macchinari per l'esame dei tamponi in loco. In realtà oggi cosa succede? Che il paziente arriva, si fa il tampone deve andare a Isernia, gli si dice torna a casa e ritorna il giorno dopo. Ma in tanti casi questo è impossibile ed è un disagio per tutti gli utenti. Ma tra i problemi che maggiormente gravano sulla funzionalità del Caracciolo, oltre all'assenza dei medici del 118, c'è quello relativo alla mancanza sia di un anestesista che di un cardiologo. Qualche medico ha dimostrato la disponibilità all'ASREM eventualmente di continuare a fare dei turni in pronto soccorso, però l'ASREM, per motivi legali a quanto ci risulta, non ha preso nessuna iniziativa, però almeno per i mesi estivi, per 3 mesi, una soluzione di emergenza può essere adottata perché mancano i medici. Poi parliamo del, ovviamente, se a un certo punto vengono dati i medici al pronto soccorso, i 2 chirurghi possono essere liberati per il desargeri. E qui viene il problema dell'anestesista e del cardiologo. Nella struttura manca un anestesista e manca un cardiologo. Noi abbiamo chiesto all'ASREM che anche attraverso attività aggiuntiva sia garantito 2 giorni alla settimana un anestesista per il day surgery e anche per le piccole prestazioni, tipo per esempio mettere un catetere ai dializzati, e praticamente un cardiologo pure per 2 giorni per fare attività di riparto e l'attività ambulatoriale. Perché noi abbiamo un problema, il cardiologo del distretto spesso e volentieri non viene. Un appello faccio all'ASREM. Io è tanto tempo che stiamo aspettando questi provvedimenti che si possono fare in 10 minuti. E sono provvedimenti che in una situazione di emergenza possono essere adottati subito. Io pregherei il direttore Florenzano di agire rapidamente, perché troppo tempo è passato.